attesa ma che scontenta le opposizioni che lamentano la strozzatura del dibattito con il governo che va avanti a fiducia e resta sordo alle proposte delle opposizioni. E fa discutere anche il patto tra il governo e l'ANCI per reclutare 60.000 assistenti civici a cui affidare parte del monitoraggio sul rispetto delle misure per la fase 2. Pioggia di critiche sia da maggioranza che da opposizione. Esprime perplessità anche la ministra del lavoro Catalfo e fonti del Viminale fanno sapere di non essere stati consultati. Il premier Conte incontra i ministri competenti per un chiarimento. E a Milano arriva la stretta anti-movida. Sarà vietata la vendita delle bevande alcoliche da asporto dopo le 19. Una misura decisa dal sindaco Beppe Sala per cercare di far rispettare le normative per la fase 2 ed evitare assembramenti. La norma entra in vigore da domani sera. È tutto, buon proseguimento di serata. Fin dai tempi più remoti esisteva una particolare figura di lottatore che si chiamava Gladiatore. Egli si esibiva in un luogo chiamato anfiteatro dove tramite combattimenti all'ultimo sangue trasmetteva emozioni ad un vasto pubblico che esaltandosi assisteva a tutto ciò. Da adesso in poi lo studio di Radio Planet si trasformerà in un anfiteatro, in un'arena con all'interno i vostri gladiatori che lotteranno per cercare di trasmettervi un paio d'ore di emozioni. Inauguriamo Planet Arena. Al mio segnale, scatenate l'inferno. Sigla. Buonasera a tutti, benvenuti cari radioascoltatori di Radio Planet Network. Eccoci qua, questo è il nuovo varietà di Radio Planet. Benvenuti a Planet Arena. Ciao a tutti, non ho che da presentare il nuovo staff di questo nuovo programma che vi farà compagnia ogni lunedì alle ore 20:45. Ho l'onore di avere con me, partiamo prima dalla bellezza, non tua, non mi guarda, ma non sei tu, mi si sta deludendo. Senti, no, sì. Allora, io lo stavo guardando, ecco. Perché ricomincia dalla nostra miss. Ecco. Avete già ascoltato le loro voci sensuali, ma in particolare ho da presentare la nostra bellezza, la miss del programma Planet Arena, ovvero Miss Carol. Buonasera a tutti. Come va? Tutto bene. Ti vedo carica, ti vedo tutta brillantinata, stai guarda. Certo, mi fai sono a tema, ragazzi. Mi luccichi gli occhi, guarda. Ti brilluccico. Ah, guarda, ho messo anche la sigla, la tua sigla personale. Oh, sigla DJ. Sì. Infatti in console la regia dei suoni, delle musiche di questo programma è affidata completamente al nostro super DJ, Odi DJ. Buonasera, come stai? Buongiorno. Eccolo qua. Ecco. Lui saluta così in questo modo. Mentre davanti a me, io dico sempre durante la classifica Radio Chart del fine settimana, lui è con me ogni fine settimana, ma questa sera abbiamo iniziato questa nuova esperienza, il motore della radio, e lui, Raf DJ. Buonasera a tutti. Guarda che calore, senti questa voce potente. Com'è la potente? Caliente. Ha detto che sei potente, È il gladiatore. Ecco, lui è uno dei gladiatori più forti della radio, infatti senza di lui non si farebbe nulla, che è vero? Ci difendiamo. Guarda quanti complimenti. Sta arrossendo. Diventa tutto rosso. Sai che sono timido. Emotivo. Claro. Benissimo, allora che cos'è Arena? Arena Planet. Planet Arena è un varietà che parlerà soprattutto di musica, i pezzi più ascoltati del momento, ovviamente quelli più gettonati, ma vi diremo anche delle notizie più strane. Ci sarà anche la rubrica di Miss Carol, che io attendo già da tanto tempo che attendo, vedrai che succederà. Poi avremo ovviamente il finale da tutto targato Odie DJ, che non può mancare il suo mixato che chiuderà la nostra trasmissione. Mentre io che faccio? Io cerco di
Beh, iniziamo il favore, eh. Ecco. Lui mi dice queste cose qua. Il coordinatore. Vabbè. Coordinatore. Io faccio l'ospite. L'ospite d'onore. No, sei l'onore. Senza ospite. Va bene, caro popolo di Planet, iniziamo subito con la bella musica. Questo è un pezzo che io ce l'ho in primo in classifica tutt'oggi durante la chart del fine settimana. Lui è Poffu, questo artista canadese. Adesso stanno andando tanto gli artisti canadesi, sono veramente sulla cresta dell'onda, tra cui c'è anche The Weeknd, se lo conoscete bene, con la sua Blinding Lights. La conosci? Vabbè, penso che la conosci, lo dico, sei un DJ, quindi. Adesso proponiamo questo pezzo di Poffu che si intitola, come si intitola? Bravo. Deep Bed, vai! I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away. I've been thinking of our future cause I'll never see those days. I don't know why this has happened, but I probably deserve it. I tried to do my best, but you know that I'm not perfect. I've been praying for forgiveness, you've been praying for my health. When I leave this earth, hoping you'll find someone else. Cause yeah, we still young, there's so much we haven't done. Getting married, start a family, watch your husband with his son. I wish you could be me, but I won't make it off this bed. I hope I go to heaven so I see you once again. My life was kinda short, but I got so many blessings. Happy you were mine, it sucks that it's all ending. Bark, cuddling your sheets, sang me sound asleep, and sneak out through your kitchen at exactly 1:03. Sundays went to church, on Mondays watch a movie. Soon you'll be alone, sorry that you have to lose me. Che bello questo pezzo, eh? Ti piace Miss Carol? Molto, molto. In particolare la voce, eh? Questo non sembra una donna, ma è un ragazzo. È un rapper, pensa tu. Tu che dici? Ci siamo con la musica? Faccio l'ospite. Io quando ascolto Rough DJ anche da... Io sono onorato perché di solito ce l'ho in regia, no? Durante il mio programma, la classifica che ha fortemente voluto Raff, perché lui veniva a fare la classifica e l'abbiamo fatta, è uscita anche in maniera, no? Carina, cioè siamo professionali, quindi. Beh, come vanno le cose nel mondo? Che dire, la quarantena credo sia quasi finita, quasi. Dalle notizie di oggi sono incoraggianti perché solo 300 nuovi contagi, stiamo pulendo tutto da questo virus, io me lo auguro, perché dobbiamo tornare a ballare, perché noi dobbiamo riempire le piazze e i locali. Avevamo un bel progetto insieme a Raff DJ in tutti i locali, ma questo dopo lo diremo dopo. Sì, appunto. Bravo Vito. Vabbè, chi è che paga? Ci stiamo organizzando. Lui paga, lui. Quindi
non vi diciamo niente, però al momento giusto poi partiremo alla grande. Si vedrà, dai. Miska, chi lo sa? Tu mi devi dire qualcosa. Cosa vuoi che ti dica? Io so che sei un po' emozionata, perché certo, ho... un'emozione stare qui con voi. È sciolta. Certo, sì. Poi... lo dobbiamo dire, è la prima volta. È la prima volta, sì. Che lei sta lei normalmente è stata sempre dietro i microfoni di una console. Sì, è anche una bella ballerina, una brava ballerina. Sì, mi hanno detto pure questo. Non la conosco sinceramente. Quindi. Allora, non ho il piacere. Però nel frattempo aspetta che io sbagli qualcosa, io lo so. No. Che dire, ragazzi, io vi informo che siamo in diretta streaming tramite il sito www.radioplanetnetwork.it, quindi ci potete scrivere sul social, già stanno arrivando un sacco di saluti. Io saluto il mio amico Gino, Alberto, Romina, guarda, Antonio, Manuel, cioè sono un sacco collegati. Questa è Radio Planet, ragazzi. Dovete sapere che c'è anche a disposizione sugli store una praticissima app da scaricare per ascoltarci in qualsiasi parte del mondo voi siate. Quindi mi raccomando, andate su Play Store o su Apple Store, scaricate la app Planet Radio Network. Bene, caro DJ, sei pronto? Mettiamo il secondo pezzo della serata. E qual è? È un po' di dance facciamo, eh? Questo è il remix di St. John's e Man Back. Roses, vai! Soggiorni, camere da letto, camerette a prezzi fabbrica. I nostri arredatori ti offriranno i loro preziosi consigli per rendere la tua casa unica e confortevole. Finanziamenti a tasso zero, trasporto e montaggio incluso nel prezzo. E vieni, no? Famosa, Fabbrica Mobili Salotti, a Lecce, zona industriale, e Brindisi, Viale Francia.
Il Circolo Ippico Malepensa con Salento Quad Safari propongono anche quest'anno le passeggiate a cavallo e le escursioni in quad. Attraversando i faraglioni di Torre Sant'Andrea fino ai laghi Almini, ammirerete le campagne e le pinete più belle del Salento, immersi nella macchia mediterranea. E a voi cosa piace di più? Le passeggiate a cavallo o le escursioni in quad? A noi tutte e due! Circolo Ippico Malepensa, provinciale Borgagna e Sant'Andrea. Infoline 338 70 38 701. Nigiano Garden Center, dall'alto della sua esperienza ventennale nel settore delle piante e composizioni floreali, specializzato nella progettazione e manutenzione dei vostri giardini, da oggi mette a disposizione dei propri clienti ben 300 metri quadri di prodotti per la cura, nutrizione e mantenimento dei vostri amici animali. Troverete tanti animali da compagnia ed il nuovo reparto dedicato all'apicoltura. Correte a trovarci! Nigiano Garden Center, strada statale 275, Lecce Leuca, di fronte alla benzina Esso. La mia squadra sa che resta con i miei. Milano e auto blu, corro con il mio fra. Lei messa lì, ho messa là. Non tornare in città. Brum brum, quello zip sembra un supermodel. M.I. c'è mio fra. Arriva in 5 minuti. E se poi si parla in slang, slang non sarà per sempre. Danza, danza sui miei palmi. Sa che vengo da niente. Gesti, gesti, attenta a quelli. Non parlo con la gente. Che qua chi te dice osa cosa fa per la sto cash. Ananina, sembrano cambiati, io la passo ancora al fra. Non so se è un gioco di squadri, dai contanti o tramite. Forse pone nel dito, ma sti piccoli non c'è. La mia via che si dimentica di un gesto troppo in fretta. Non torno a casa, faccio sul serio. Devo cambiare la rabbia in euro. Quando mi dici sembri un ragazzino, un bro, passo un altro palatata. Ecco perché non sei nel mio radar. La punto in quartiere, fa zitta. Corro con il mio fra. L'hai messa lì, ho messa là. Non tornare in città. Brum brum, quello zip sembra un supermodel. M.I. c'è il mio fra. Arriva in 5 minuti. E se Putti parla in slang, slang non sarà per sempre. Danza, danza sui miei palmi. Sa che vengo da niente. Gesti, gesti, attenta a quelli. Non parlo con la gente. Che qua chi tradisce osa cosa fa per questo cash. Ananina, sembra ancora triste, il gas è vero, sa che mamma è fiera. Fumo sopra i sedi di un peral, pensa quando è successo non c'era. Qua in sedia appena 18 anni, in qualche modo sotto quelle antenne. In quanti cambiano lo sai anche tu, fa la strada e non la fanno più. Solite storie, poche vittorie, tanti ragazzi in gabbia. Ma mio amico sorride, non un ferro né cinte per tenerlo. Guardi ladri, hasta luego, luego. Auto blu, corro con il mio fra. L'hai messa lì, ho messa là. Non tornare in città. Brum brum, quello zip sembra un supermodel. M.I. c'è il mio fra. Arriva in 5 minuti. E se Putti parla in slang, slang non sarà per sempre. Danza, danza sui miei palmi. Sa che vengo da niente. Gesti, gesti, attenta a quelli. Non parlo con la gente. Che qua chi tradisce osa cosa fa per questo cash. Ananina, eccoci tornati in onda, cari radioascoltatori di Radio Planet. Eccoci qua nell'arena. L'arena con i gladiatori, i vostri gladiatori con Christian, Chris Carroll, Otis DJ e Raf DJ. Ci siamo? Ci siamo. Hai visto cosa ha fatto Shiva, questo remix di Blue, questa campionatura? Tu pensa gli artisti d'oggi che cosa si devono inventare? Devono prendere questi vecchi pezzi di vent'anni fa, oltre vent'anni fa, ad esempio degli FX65, per farvi un successo del momento. Però il bello di tutto sa qual è? Qual è? Quando vai a suonare in una discoteca, qualsiasi parte, vedi ballare la vecchia, diciamo, generazione, le persone di 40-50 anni e i figli avanti di 18-19-16 anni che ballano la stessa musica. Sì. Ma come mai? Quindi perché tutti gli anni 70-80-90 sono tutte canzoni rifatte in versione tech house, EDM, trap e via di seguito. Questa è alta scuola questa. Questa è la scuola. Tu cosa balli durante le tue serate?
Ah, io ballo un po' di tutto, io amo la musica in generale, quindi. Mi hanno detto che fai la danza nel ventre, è vero? Sì. Secondo te io la posso fare? Certo, tu sei proprio, guarda. La danza della panza. È fatta apposta. Cioè, la danza fare... della panza. La danza del ventre. Bene, allora che cosa è successo? Oggi è il 25 di maggio, una data un po' storica per il cinema, perché dovete sapere che nel 1977 c'è stata la prima uscita nelle sale di Guerre Stellari, ben 43 anni fa, lo sapevi? No. Te lo dico io, è così. Non era preparato. Era un periodo particolare. Nati in questo giorno Enrico Berlinguer. Addirittura. Conosci? Certo, non lo conosco, abbiamo cercato di lo conosco, ma la politica non è il mio forte. Lo storico segretario del Partito Comunista Italiano, per chi è comunista, vabbè, però, vi devo dire che nel 1984, oggi, 25. Chi è? Che succede? Ah, mi hai messo una base. Fortuna che abbiamo tolto il microfono. Infatti. Allora, nel 1984 nasceva una nostra amica, una salentina ormai famosa in Italia e nel mondo. Tanti auguri ad Emma Marrone. Emma Marrone, lo sai. Auguri Emma, magari ci ascolta, magari sulle frequenze. Magari. Perché? Magari nel Salento ci sta tutto ascoltando. È possibile. Lo salutiamo ad Emma. Bene, ok, andiamo avanti con la musica e dopo ci saranno delle belle novità. Infatti, cosa? No, non ce l'ho, cioè, mi ha acceso l'aria condizionata. Allora, infatti, introdurremo la rubrica di Miss Carol. Certo. Ma adesso Oti DJ ci fa ascoltare il prossimo pezzo. Vai, vai Oti. Questa è Billie Eilish, bellissimo pezzo, è veramente bello questo nuovo disco della ragazza giovanissima artista
statunitense internazionale, che devo dire che ha avuto molti complimenti da tanti big. Lei si ispira a Nicki Minaj come ispirazione, appunto, alla sua carriera d'artista, però ce n'è un'altra artista, ovvero la reginetta del pop attuale, Lady Gaga, che gli ha fatto addirittura dei complimenti. Infatti dichiara: adoro Billie Eilish, adoro tutti questi artisti più giovani di me, io sono per voi, vi amo, dice la cantante. Che ne dici? Ti piace Lady Gaga? Certo che mi piace, lo amo Lady Gaga. Lady Gaga. È impossibile non amarla. Comunque è vero, dai, dobbiamo dare spazio ai giovani, ragazzi, vero? Bisogna, sì. Ormai siamo passati, guarda, anche il DJ ha perso i capelli, anche se io sono un eterno Peter Pan. Tu sei sempre giovane dentro, ma come fai? Dimmi tu come fai. È la musica. A proposito di Lady Gaga, ascoltiamo l'ultimo singolo, tra poco, che è in campo internazionale e in vetta a tutte le classifiche mondiali. Lei ormai la conoscete tutti, l'ho detto prima, la regina del pop, Lady Gaga, e il suo Stupid Love. Break out, look at me. Get down, get down, get down, get down.
Eccoci rientrati. Senti che ritmo, era Lady Gaga con Stupid Love. Bellissima canzone. Bellissima. Io volevo salutare gli amici che mi stanno guardando dal social, ma non solo loro. Ovviamente noi abbiamo tutta la rete dell'FM su tutta la provincia di Lecce, Brindisi e Taranto. L'FM 98.9, 98.6, potentissimo la nostra radio. Un saluto a tutti i nostri. Ma anche la Digital Radio, Radio ascoltatori, la Digital Radio, sì. Abbiamo le varie piattaforme. Certo. Un saluto quindi agli amici che ci stanno ascoltando: Damiano, Gino, Marrakesh, Antonia, Romina, Annalisa dalla Svizzera, Francesco, poi che abbiamo Salvatore, Sasa, Miriam, Moronzo, un sacco di persone che ci guardano. Ciao a tutti, adesso ragazzi è arrivato il momento clou, io dico così, perché sono emozionato a presentarla. Lui è emozionato, sono pensa emozionato te. Sono allora, a presentarla. Posso dirlo? Certo, posso dirlo. Diciamolo. Dovete sapere che tutto questo è un'improvvisata. Io è la prima volta che ascolto Carol, sinceramente, e devo dire, devo fare i complimenti perché è veramente brava. Grazie. Ma diciamo, io voglio capire una cosa. Da allora che abbiamo acceso lì lo stream stanno arrivando un sacco di telefonate. Ma chi è quella quella ragazza lì, quella figliona, chiamate, che succede? Cioè, beh, non lo so, anche l'occhio vuole la sua parte. Non lo so, quando vedono il DJ non chiama nessuno. Ma non è vabbè, signori radioascoltatori, amici, devo dire, però devo lanciare una freccetta per tutte. Vai, lancia. Dovete sapere che tutte le ragazze che collaborano con il gruppo Planet sono tutte belle e brave. Sì, bravo. Brave. Non sono delle oche, ma sono belle e brave. E brave. Allora, signori, creiamo la suspense. A proposito, scusami. Salutiamo Miss Anna, salutiamo. Ecco. Miss Anna. La nostra Costanza pure. La nostra Costanza, un saluto. Abbiamo l'arem. Allora, spegnimi Raff DJ un attimo. Staccalo. Signori, dall'arena di Planet, a me l'onore di presentare, vai con la sigla. Bella la sigla. Bellissimo, non me l'aspettavo. Questo è l'angolo di Miss Carol. Ne sentirete delle belle. A te, Carol. Sì, cos'hai da dirci? Delle notizie strane? Sì, le notizie strane le posso dare solo e esclusivamente su Radio Prime. Vi ascoltiamo, vai. Allora, già dal titolo, un'infermiera in reparto in bikini. Pensa te. Ah, sì? Sì. Un'infermiera dall'ospedale per malattie infettive a Tula, che ha fatto? Si è recata in corsia ad assistere i pazienti, pensate voi, indossando costume da bagno sotto la tuta protettiva traslucida, scusate, è l'emozione, non la voce, cioè trasparente, tutto. Il Ministero della Salute riferisce che è stata applicata una sanzione disciplinare, ricordando la necessità di rispettare i requisiti per l'abbigliamento sanitario, giustamente. La giovane infermiera si è difesa tentando di giustificare il gesto con il calore eccessivo, giustamente. Ecco, così. Ma è bella la cosa, cioè. Vai. Questa storia è bella, eh? Beh. E quindi provocano calore, no? Il materiale con cui sono confezionate le tute. Giustamente lei va in bikini così. E lei ha dichiarato che faceva molto caldo, insomma, e il paramedico ha deciso di indossare abiti così leggeri, diciamo, costume da bagno, ma lei si credeva che comunque non si vedeva niente sotto. Senti, è stata giustificata così. Mi piace la cosa. Ti piace? Io direi a questo punto, caro Raff DJ, io... che tutti gli ospedali dovrebbero fare. No, magari se mi fai vedere la prossima volta che vieni, come cosa vuoi vedere? Cristian, che dici? Facciamo una cosa, andiamo un attimino in pubblicità e poi ritorniamo di nuovo con un'altra storia. Ah sì, un'altra storia. Certo. Solo qualche istante. Restate su Radio Planet, perché il meglio deve ancora arrivare. Un intero negozio solo per te. I punti vendita del gruppo Lube ti aspettano in ambienti completamente sanificati, dove potrai scegliere facilmente tra i nostri modelli di ogni stile e ogni fascia di prezzo. E puoi fissare l'appuntamento a qualsiasi ora della giornata, fino alle 22. Un'esperienza di acquisto sicura e dedicata. Vi aspettiamo nei nostri negozi. Troverete fidati professionisti che vi seguiranno per progettare insieme la vostra cucina. Arredamenti Bleve, circonvallazione De Gasperi a
Artigiano 0833 53 32 06. Atmosfera. Ti prego non uccidere il mondo. Chi se ne frega dei tuoi ma, dei tuoi se, dei tuoi bla bla. Voglio stare in good time. Voglio stare in good time. Bella atmosfera. Yeah, 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 yeah. Ti prego non uccidere il mondo. Colpo di fulmine, tu chiede a Franklin. Giornalisti si moltiplicano gremlins. Ho già risposto a sta domanda se rileggi ciò che dici, no, no, non è radio friendly. Sono solo un cantastore, ogni tanto faccio un party. Mi cerco nelle storie anche perché ho fotogrammi. Questi fanno le storie col cervello degli altri. E vado down, down, down. Bell'atmosfera. Yeah, 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 yeah. Ti prego non mi uccidere il mood. Yeah, 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 yeah. Chi se ne frega dei tuoi ma, dei tuoi sedi. Voglio stare in casa. Tutto me, tutta gonfie vele. Certi amici meno li vedi e più li vuoi bene. Notti intere con chi non ti chiede come stai. Ti prego non mi uccidere il mood, dai. Ti prego non mi uccidere il mood, dai. In good time, in good time. Bella atmosfera. Yeah, 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 yeah. Ti prego non mi uccidere il mood. Yeah, 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 yeah. Chi se ne frega dei tuoi ma, dei tuoi se, dei tuoi bla bla. Voglio stare in good time. Good times per tutti, e questo era il singolo di Gali, il rapper per antonomasia del momento, quello più famoso attualmente in Italia è proprio lui, Gali. Good time, good time. Stavamo alla rubrica di Miss Carol. Ah, così ti chiami? Certo. Come ti chiami? Vai, vai con la sua, col suo sottofondo di quelli. Sentiamo. La maestra di Pierino, questo, ricordi? Allora, che notizie abbiamo? Va bene, l'altra notizia, già dal titolo Il peggior appuntamento al buio, si stanno diffondendo i siti di incontri dedicati a persone sposate che spesso non cercano relazioni a lungo termine, ma solo avventure di una notte. Rifallo. Rifallo, piace. Com'è? Ecco, molti degli iscritti si dichiarano soddisfatti, ma nel caso di un canadese l'appuntamento è andato molto ma molto male. L'uomo infatti aveva conosciuto una donna online e ha fissato un appuntamento in una caffetteria. I due chattando avevano scoperto di avere molte cose in comune. Quando è arrivato anche questa magari alla caffetteria, però lo shock: la donna con cui aveva appuntamento era la sua fidanzata. Pensa tu. Ci pensi? Guarda che sfiga. La magia del social. Quando si chiama sfiga proprio, dai. La donna si è letteralmente imbestialita quando ha visto l'uomo con cui aveva appuntamento era il suo fidanzato. Le ha lanciato una tazza di caffè addosso e preso a schiaffi, giustamente, accusandolo di infedeltà. Per qualche motivo, invece, il fatto che lei avesse in programma una serata di sesso con uno sconosciuto, invece, non era degno di nota, giustamente. Solo l'intervento di un poliziotto fuori servizio ha messo fine all'ira della donna, che poi, poveretta, è stata pure arrestata. Ecco. Hai capito tu? Queste sono le tue notizie. Queste sono le mie notizie più strane. Tutte le puntate che faremo di Arena Planet, sempre più strane, saranno targate da questa tua rubrica. Certo, questa è la mia rubrica. Non c'è?
Cos'è che non c'è? Cosa? Eh? Come? Che cosa? Che dici, Vito? No, dico il marito della musica mondiale, ovvero Mamacita, vai. Mamacita, qué bonita. Mamacita. Mamacita, mamacita, qué bonita. Mamacita. Ella no le baja nunca a tumba, siempre anda lista para la rumba. Todo el mío, él es segundo. Sale ni gata la funda. Le gusta sudar. Put you in the mix. Mamacita, qué bonita. Mamacita. Dame eso, dame beso, dame tu corazón, dame cuerpo. Mommy, when you give me body, I won't let go. You the best, baby, yep, you special. Then, baby, I want what you got. First time I seen you, I'm like, who that? Dame dulce, dame azúcar. I do what you say, vamos a bailar. Cause I like the way you move like this. I like the way you wind up your hips. I like the way you grind and twist it. Hot damn, baby, you got me. When you put me in the mix, put me in the mix. I'ma put you in the mix. Mamacita, qué bonita. Mamacita. Put me in the mix, put me in your vida. Put me on top, put me arriba. Put me in between ya. Mami got the fire and I got the gasolina. Mueve mami, move it on me. Se put the love, make me a zombie. Girl, make me sweat like wasabi. Su Radio Planet, perché il meglio deve ancora arrivare. Autoin Muro del Cesena, rivenditore di auto, scooter e furgoni turismati. Offre le migliori occasioni e un'assistenza continua sui tuoi mezzi. Autoin è anche noleggio di moto, scooter, auto e furgoni da 8 e 9 posti. Trova la tua occasione, trova l'auto dei tuoi sogni. Autoin Muro del Cesena, via Malta 203, zona Pizzo. Telefono 393 967 5136. www.autoinmurolecese.com. Apri la piscina con uno dei nostri sogni. Piscina in stile naturale o a spiolo. Accessori e centri benessere. Grazie ai design esclusivi e personalizzati che propone Apri Piscina, fate la vostra vita una vacanza.
347-432. Ai magazzini Totò Piccini trovi veramente tutto, dalla A alla Z, tutto per il giardinaggio, soffiatori Oleomac, abbacchiatori per le olive castellari e una vasta scelta di decespugliatori Oleomac e Kawasaki, motoseghe, motozappe e tutto sulla raccolta delle olive, vasto reparto ferramenta con elettroutensili Hitachi, Bosch, Black & Decker, tutto per il riscaldamento, stufe a pellet idro e ad aria, dei marchi più prestigiosi come Nordica e Carmec, stufe a legna, elettrica, bioetanolo, gas, pellet e trucchetti, tutto per l'auto, batterie, foderine, tappetini e olio auto delle migliori marche come Castrol e Selenia. Da noi un assortimento mai visto ai prezzi più bassi del Salento. I magazzini Totò Piccini a Depressa di Tricase e Surano. Sia a Depressa che a Surano siamo aperti dalle 8 alle 17.30. Capire. E lo
vogliamo capire. È proprio il titolo di questo stupendo singolo nuovo di Tommaso Paradiso, l'ex frontman degli ormai dei giornalisti. È vero, questo pezzo tratta, il tema della canzone è l'assenza della persona amata che rende la vita senza senso. Indovina come si chiama la fidanzata di Tommaso? Come si chiama? Carolina. Te pareva. Ma guarda, no, guarda. Che romantico. Ti piacerebbe, eh? Certo. A me lo dici. Hai visto? Tommaso Paradiso, bene, abbiamo fatto anche un po' di canzoni italiane, ci vogliono. Perché non è che solo il nostro amico Robby Tex, che salutiamo, col Balla Italia può fare musica italiana, è vero? No, ma lui è grande. Grande, un saluto anche al nostro Robby, ciao Robby. Va bene, andiamo avanti con il programma, questo è tutto ciò che è l'arena di Planet, che nelle prossime puntate si articolerà meglio, faremo delle cose diverse, un po' più, sempre più stiamo cercando di migliorare, sempre più emozioni dei vostri gladiatori. Io queste sono le canne, sì. Sì. bravo, ecco, come fai a salire? Bravo. Ecco, magari una birretta dopo. Allora, parliamo di musica italiana, con il quale, ad esempio, il grande Diodato avrebbe dovuto partecipare all'Eurovision Contest 2020, che si doveva svolgere a Rotterdam. Però, ahimè, per il coronavirus, tutto chiuso. Ha emozionato molto, non so se l'avete visto, ragazzi, Diodato, che ha fatto la sua Fai Rumore all'interno dell'arena di Verona, completamente vuota. Un'emozione, praticamente la pelle qua era diventata tutta, i peli sono alzati, perché vedendolo lui solo con le luci in un'arena di Verona, in un ambiente, era diventata una suggestione fantastica. Però tipo triste un po' lei. No, però è un po' triste. Però ha vinto lui, secondo me, anche se non ha potuto partecipare proprio vivamente al contest, però secondo noi ha vinto Diodato. Oh, allora ragazzi, che cosa abbiamo? Cosa abbiamo? Mi ha caricato la pistola, DJ. Sì. Spara! Ma spara! Ecco. Mi ero dimenticato di del suo modo di fare. Vabbè, lui ogni tanto è un po' timido, però adesso sta iniziando a caricare, vedi, carica pure le pistole e tutto. Abbiamo Boro Boro? Un po' di reggaeton, vai! Sembra el diablo, yo digo vámonos. Yo soy loco, también mágico. Nena, yo odio cuando usa chita. Con me, mentre è nata porto spia a casa che sto con te. Si chiede che voleva la gelita a te tre. Che si cazzo e non mi fanno e poi non saggio perché. Si te stacca porto spia che hai fatto di amaro. Poi tu fa finta che ci stongo pure quando ne stongo. Che su ora non do lunga finché poi non do ruba. E finché poi non succede mi sento tutto a posto. Shhh, io lo so che me chiera mami. La latina è sottato a Rapari. Andiamo ci me da una suite a Bali. Ma già faccio un soldo lo castelli cali. Fumo 41 finché chi se non collassi. Parli italiano e vengo puro da giust. Stigli su una vasca che tac. Prolivo ghiaccio su ding e sull'acqua. Nena, ti odio quanto sa città. E penso nena, vorrei darti poi ma voglio soldi qui, ora verdi, gialli e viola. Na boutique, ora comprare il mio suono.
siamo, ci siamo. Questa era Nena, il nuovo pezzo di Boro Boro, uno dei rapper che tutti i teenagers conoscono. Sta andando molto adesso, emozionato. Ti emozionato il DJ. Sai perché? Perché dopo la pubblicità parte il primo Arena Mix della stagione, dove Oti DJ sarà il protagonista. Lui chiude la nostra arena e il gladiatore principale, il lottatore principale diventa lui. Noi facciamo da contorno la nostra Miss Calor, che vedi, già mi sta la nostra Miss Carol si mette sul cubo. Potevo farlo. Si mette sul cubo, come sa fare lei, balla. Ma mi sa che ti ha tratto questa, non ce la faccio più. Ragazzi, non la vedete così la Carola. Ma secondo me è il condizionatore, sì dovresti spostarlo. C'è un po' di vento dietro, sta andando proprio dietro la testa, gli sta congelando la testa. Dai, sono emozionato. Ah, mamma mia, eccolo. Allora ragazzi, un altro nuovo disco e poi andiamo avanti e si parte con il mix di Oti DJ dopo la pubblicità, dove noi creeremo una sorta di arena dance, appunto. Facciamo finta di essere in un locale da ballo dove siamo tutti, chiudiamo gli occhi anche se sta ascoltando la radio e facciamo finta di essere in discoteca. Noi siamo i vostri, un'arena virtuale.